Weekend ricco di colpi di scena per la seconda e terza gara del Nissan 350Z Challenge. Salutati da un caldo sole primaverile, i protagonisti della serie già il venerdì si sono confrontati con un circuito che ha messo in luce un assetto difficile da trovare con le nuove coperture Michelin, più performanti ma anche meno propense a perdonare difetti di setting. Nelle prove ufficiali l'unico a trovare un compromesso è Fissore, che con un tempo di 2 primi, 14 e 647, stacca tutti di 2 secondi, seguito dall'attore Giovanni Guidelli, molto a suo agio alla guida della 350Z, con Natale Calella ed Alessandro Angeli a chiudere la seconda fila. In partenza Guidelli sbaglia marcia e dalle retrovie Benvenuti effettua una partenza lampo che, unitamente ad un atteggiamento aggressivo nelle primissime fasi di gara, lo vedono transitare in terza posizione già alla fine della prima tornata. Buon avvio anche per Alessandro Marangoni che, con la posizione regalatagli da Guidelli, si trova quarto mantenendo la posizione per tutta la gara. Davanti Fissore e Calella si scambiano le posizioni più volte fino ad un piccolo contatto che penalizza Fissore mandandolo in testa coda. Ripartito terzo dietro a Benvenuti, riuscirà comunque a riconquistare la seconda piazza. Guidelli all'arrivo sarà quinto dopo una gara tutta in rimonta, seguito dal pilota autosprint Claudio Buoncompagni, in grado di guadagnare una posizione, la sesta. Settimo Giovanni Scianatico, in bagarre per tutta la gara con Buoncompagni ed Angeli, ottavo all'arrivo. Chiuderà il gruppo Carlo Romani. Gara 2 vede la svolta del weekend. Dopo una partenza irregolare, nel corso del secondo giro Fissore arriva lungo a causa del bloccaggio delle ruote in frenata ed esce dalla pista senza riuscire a riguadagnare l'asfalto. Gara finita per lui ed un pesante NC in classifica per l'ex leader della stessa. Pochi giri dopo, Guidelli segue un destino simile. Al curvone affianca e tocca Scianatico dall'interno, danneggiando la sospensione della sua vettura, escludendosi dalla gara. Calella impone la sua legge e stacca tutti con Benvenuti che, dopo una risposta iniziale, si accontenta del secondo posto, non riuscendo a reggere il passo del campione 2007. Grande sorpresa per la terza piazza, dove Marangoni, complice l'errore di Fissore, spronato dalla prospettiva del suo primo podio della classifica assoluta, riesce a contenere gli attacchi di Guidelli e Scianatico e va a vincere anche la classifica over 40, diventandone leader. Sicuramente una giornata molto positiva per lui. Altro ottimo risultato quello di Alessandro Angeli, al di sotto delle aspettative in gara 1, che conquista un quarto posto costruito con numerosi sorpassi. Lo seguono Scianatico e Buoncompagni in lotta per tutta la gara, risoltasi solo con un testacoda di quest'ultimo. Romani, terzo over 40, tagliando il traguardo, porrà ufficialmente fine all'appuntamento fiorentino. Appuntamento a Misano Adriatico il 25 maggio con la gara abbinata al campionato europeo track, dove le vetture si presenteranno con alcune novità tecniche e con un assetto evoluto grazie ai dati della telemetria acquisiti in questo appuntamento.